Lore, sai dove sono stato ieri? No, dove sei andato? Sono Vincenzo. Andato ad Osaka. Ci vado sempre spesso. In realtà non è vero, non per ci vado mai. Per mangiare cosa? Per mangiare i takoyaki, sono eccezionali. E per fare una passeggiata e vedere se ricordo bene i luoghi che io ho visto nella serie Yakuza, no? Che c'è Dotonbori. Però non sono andato solo per quello, sono andato negli uffici di Psy Games a Osaka. Psy Games? Lo sviluppatore di Granblue Fantasy. Loro sono grossissimi qui in Giappone. Sì, infatti questo secondo me era un argomento molto interessante da esplorare. Psy Games con Granblue Fantasy è in vetta alle classifiche dei gacha. Loro sono diventati un colosso, ma a differenza di altri che preferiscono continuare a fare soltanto gacha mobile, loro hanno deciso di prendere parte dei guadagni infiniti che hanno fatto con i loro giochi mobile e reinvestirli per realizzare delle produzioni, dei giochi per console come il recente Granblue Fantasy Relink. E hanno messo in piedi, quello sono andato a vedere, uno studio di motion capture a Osaka, gigantesco. Sei mai stato all'interno di uno studio di motion capture? In realtà sì, li ho visti, però non erano così grandi quelli che ho visto. Questo qua era davvero così grande. Era cos'ha di diverso? È all'ultima moda? È all'ultima moda, sì. È all'ultimo grido? Oltre a questi, sono stato a quelli di Quantic Dream a Parigi. Devi sapere che chi ha uno studio di motion capture tende a mostrarlo, no? Tipo chi ha una macchina costosa deve far vedere a tutti quanti che ha l'investimento, e quindi ci hanno ospitato perché noi avevamo realizzato un contenuto su Granblue Fantasy, su Psy Games, e allora ci hanno invitato per vedere effettivamente con i nostri occhi questa sala di motion capture dove loro, un po' come avviene nel cinema o nei videogiochi AAA, insomma da diverso tempo, registrano degli attori in carne e ossa che hanno le tute del motion capture per, diciamo, velocizzare i tempi di sviluppo catturando direttamente le animazioni e raccogliendo questi dati e inserendoli nel computer. Ho capito, ma hai visto solo la sala o l'hai visto anche in azione? L'ho vista anche in azione, è stato molto, molto interessante perché all'interno di questi uffici che non ci hanno vietato di dire la posizione precisa perché non sono vogliono. Una location segreta. Sono una location segreta, esatto, che è distaccata dagli uffici principali a Osaka, perché loro non vogliono che tu vai a stalkerarli, perché l'idea è che magari in futuro ci saranno, oltre ai dipendenti di Psy Games, ci sono anche degli attori famosi, quindi vogliono evitare, oltre al fatto che c'è tutta l'attrezzatura ai percorsi. Secondo me è anche un po' relativo alla questione gacha, perché vedendo l'attaccamento che il pubblico orientale ha per quel genere di esperienze, la diffusione che hanno raggiunto, c'è molto il rischio che anche solo per i doppiatori la gente si fiondi sotto gli studi. Anzi, so già che questa cosa succede dalle parti di altri produttori. E in questo caso loro hanno chiamato degli attori, li hanno vestiti con le loro classiche tute da mock-up e ci hanno fatto vedere in tempo reale, in azione, come registrano all'interno di questa stanza che ha 168 telecamere infrarossi tutte attorno, una stanza enorme, 10 metri per 15, soltanto la parte che chiaramente viene vista dalle telecamere, poi c'è tutta una parte esterna, e ci hanno fatto vedere oltretutto con un proiettore che proiettava, diciamo, la scena in game, no? La scena nel motore di gioco, sulla parete, come i loro movimenti si traducevano in tempo reale all'interno. Potevano farlo provare anche a te. Sarebbe stato bello farti fare qualche mossa di Granblue Fantasy Relink. Sì, sarebbe stato molto divertente. Non me l'hanno fatto fare, sono anche perché hanno cominciato a fare delle acrobazie incredibili. Consiglia che, a differenza di quelli di Quantic Dream, loro hanno, diciamo, degli agganci alle pareti e sul soffitto per attaccare un cavo agli attori, e visto che loro realizzano produzioni anime style, diciamo in stile anime con ambientazione fantasy, capita che i combattimenti, le scene siano molto over the top, come no? Si faceva all'epoca con Matrix, no? Che li legavano e li facevano correre sui muri. Hai visto una roba così tu? Hanno registrato scene così? Esatto, noi adesso facciamo passare un po' di video che ho registrato. Hanno fatto la scenetta con lui che viene scaraventato all'indietro, no? Che salta, oppure che fa dei salti enormi. Abbiamo fatto vedere anche il risultato finale. Erano poi lì, era lì, esatto. Si vedeva in diretta come veniva sul modello del personaggio. Esatto, ovviamente in una versione molto grezza, sì, no? del motore di gioco, e poi va lavorato sia nelle animazioni, chiaramente poi in tutti i dettagli, però avevi già, come dire, un primo risultato da cui partire. Due differenze aveva con la sala di Quantic Dream. Una era che aveva un proiettore
puntato a terra. E questo serviva a proiettare tutte le indicazioni sul pavimento. La sala di Quantic Dream aveva tutta una serie di nastri. L'avevo notato che entrando... Quindi stile tutta... teatro. Tipo teatro. Aveva i nastri colorati a terra per indicare dove dovevano spostarsi o l'area in cui muoversi per gli attori. E invece in questo caso proiettavano direttamente le immagini a terra in modo tale che non dovevano stare lì a staccare e attaccare il nastro di, certo, di continuo. L'altra differenza è nei props, perché hanno deciso di stampare tutti gli oggetti di scena, quindi le spade, i fucili, i coltelli, le pistole, i bastoni, tutto in 3D. In questo modo, anche se magari non sono perfetti specialmente dal punto di vista del peso, però sono molto rassomiglianti, no? E quindi loro dicono che questo serve a diciamo permettere all'attore di immedesimarsi meglio, oltre al fatto che costa molto meno riprodurre fedelmente, diciamo, un prop nel caso si dovesse rompere. Quindi quello è stato molto interessante. Tra l'altro loro hanno anche due tecnologie in extra che non hanno usato per Granblue Fantasy, perché la sala l'hanno usata per Granblue Fantasy. Loro possono fare anche facial capture, quindi cattura delle espressioni facciali. Se avete visto dei retroscena... Io so che quella lì però è costosissima, è la roba più difficile. Quella è molto costosa, ma soprattutto in un gioco in stile anime come Granblue Fantasy non la usi. Cioè, molti di voi magari hanno visto dei retroscena, dei diari di sviluppo di The Last of Us, io ho visto di recente su Hellblade, che è stato fatto un lavoro enorme da quel punto di vista. Si mettono queste imbracature davanti alla faccia con queste telecamere che raccolgono tutte le informazioni sui movimenti facciali in modo che siano credibili. L'altra tecnologia che hanno è una gabbia della fotogrammetria. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Quantic Dream. Praticamente è questa gabbia circondata a sua volta da macchine fotografiche che ti scattano una foto da ogni angolazione, tantissime foto, in modo tale da creare immediatamente un modello 3D iper preciso, iper dettagliato. Anche quello per Granblue Fantasy, che ha uno stile grafico cartoon, non è stato utilizzato. Però diciamo che volevano il meglio del meglio del meglio, oppure stanno progettando di fare un gioco. Comunque, se hai investito così tanto, vuol dire che lo fai con un obiettivo. Cioè, è chiaro che nel loro futuro c'è l'intenzione di fare qualcosa di molto spinto dal punto di vista tecnico, altrimenti non avrebbero investito così tanto in una tecnologia che non gli serve. E, a differenza di Quantic Dream, però, loro non per il momento non mettono a disposizione la sala del motion capture ad altre aziende, cosa che invece Quantic Dream fa, e ci guadagna pure un po' di soldini, perché comunque quando non la usi la metti a disposizione e la fai... Beh, certo, ti aiuta anche ad ammortizzare l'investimento, esatto, magari. La speranza è che, a differenza di Quantic Dream, alla fine la utilizzino per fare dei bei videogiochi. Questa la tagliamo. Tac. E... o forse no. Prima di andarmene, però, mi hanno fatto vedere anche la stanza del Foley. Io di questa cosa sono un patito incredibile. Ti piace il Foley? Di brutto l'ho fatto già in diversi studi. Spiega cos'è il Foley a chi ci segue. Vabbè, per chi non lo sapesse, sono quelle persone che si occupano del design del suono, fondamentalmente, di creare rumori realistici, esatto, dalle camminate agli squartamenti anche. Non è capitato in passato in alcuni studi di fare proprio in diretta i suoni di questi alieni che venivano smembrati, oppure il lancio di determinati oggetti nello scenario. Veramente una cosa molto affascinante, viene fatta anche a Hollywood, ovviamente in tutti i film viene fatta, ci sono dei professionisti incredibili che veramente fanno delle cose pazzesche. E l'hai visto anche tu lì? Ho visto anche lì, hanno un team molto piccolo, 4 persone si occupano il Foley team, no? Il team dei rumoristi, sono 4 persone, in realtà il team che si occupa dell'audio è composto da 5 team per 80 persone, quindi ci sono quelli che si occupano delle musiche, del sound design, eccetera. Questi in particolare erano i rumoristi. In realtà non è una novità nel mondo dei videogiochi, perché a parte chiaramente in quei casi in passato e anche oggi magari con certi tipi di giochi dove gli effetti sonori sono sintetizzati, magari in passato si utilizzavano delle librerie, no, di effetti sonori, comunque sono tanti anni che la figura del rumorista viene coinvolta soprattutto nelle grandi produzioni, nella serie Batman Arkham, c'era da Batman Arkham City, Alien Isolation, tutti The Last of Us, comunque tutti questi giochi qui hanno cominciato a utilizzare i rumoristi interni, e la stanza del rumorista è abbastanza... queste stanze sono tutte molto simili, hanno un pavimento diviso in
diverse sezioni, ognuna fatto con un materiale diverso. Quindi c'è il marmo, c'è la pietra, c'è il cemento. E anche tutto questo solo per un anime game? Solo per un anime game. Tra l'altro mi hanno fatto vedere, è stato interessante, anche lì la dimostrazione. Mi hanno fatto vedere una scena di pochissimi secondi, cioè l'animazione di quando sblocchi uno dei personaggi, dove si vedono i tre passi e il personaggio che sfodera la spada. Ok, questa era la scena. Per inserire i rumori, per fare i rumori di questa scena qui, ci sono voluti una decina di livelli almeno, quindi si è messa lì con le scarpe giuste sul legno a registrare i passi, poi si toglie le scarpe e prende una spada. Ti dico, per registrare l'atto di sfoderare la spada sono state registrate, e questo era uno dei stavo rumori della spada. Stava sfoderando una steel chair, quella, esatto, del wrestling. Per sfoderare una spada ci sono voluti 6-7 rumori, perché ha preso una katana per fare... Ha prima fatto il rumore della spada, dell'equipaggiamento che sferraglia quando cammini. Avevi usato il termine perfetto, io sballonzolava. Sballonzolava, fantastico questo. Prima la parte in cui impugna l'elsa e lo fa con, diciamo, una borsa di pelle, no? Stringe una borsa in pelle ed era il rumore quando afferra l'elsa. Poi quando la sfodera, che fende l'aria con una canna di bambù, fa il rumore agitando una canna di bambù, oppure è presente quando negli anime c'è la punta della lama sbrilluccica alla fine, no? Sì, e fa quel ding. Con un bicchiere di cristallo. No, con due pezzi di metallo, urtando due pezzi di metallo, ha fatto quel ding. E quindi c'erano 5-6 rumori diversi per fare questa scena semplicissima. Però quello è uno di quei lavori che sono invisibili, perché quando lo fai bene non te non ne accorgi. Non ti rendi neanche conto. Sì, è esatto. Quando il rumorista fa il suo lavoro male, che dici, ok, qui c'è qualcosa che non va in questa Infatti scena. Sarebbe bello farlo tutto sbagliato, tipo sguaina la spada e si sente il rumore di una cerniera che si anzippa. Esatto. Quindi no, quello è stato molto interessante. E poi loro sono mi raccontavano... Stupido, scusa per questo video, sono troppo stupido. Mi raccontavano che non è un lavoro noioso, anche se è lungo, no? Perché per una scena devi fare 1000 rumori diversi, c'ha quella cosa creativa, e loro sono degli artisti del rumore, perché devono inventare, devono trovare l'oggetto giusto per fare quel suono lì. Per no, cui... certo, ma li ho visti, sono persone che sono talmente appassionate da essere quasi all'ossessione. Io ho conosciuti di diversi studi di Amplitude, di Massive, a parte fanno delle cose incredibili, perché quando sei lì e vedi il lavoro finito, qualcosa che tu hai visto, cioè veramente, secondo me è una delle cose più impressionanti che ho visto, sì, in produzione. E poi veramente ci vuole tanta pazienza, che proprio pazienza per la propria arte. Quindi è stato molto 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 interessante, e a questo punto io sono curioso di vedere cos'altro faranno, quali saranno i loro prossimi giochi su console. E saranno, insomma, degli anime game tutti? Tutti con tutto questo popò di motion capture. Tra l'altro, lo facciamo passare tridimensionali. Magari lo facciamo passare mentre parliamo. Non solo combattimenti, perché loro hanno anche Idolmaster e altri giochi, e per uno degli ultimi giochi hanno registrato dei balletti, quindi lì dentro si balla anche. Vabbè, a parte questa scemenza, spero abbiate trovato il video, comunque questa chiacchiera interessante. Qui mettiamo il video di Vincenzo che balla in sottofondo. Com'è la parapara? Non lo so. Non lo so, la sai tu sicuramente. No, non ho più pallida idea. Spero abbiate trovato questo video interessante, fateci sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale, suonare la campanellina e seguirci per i prossimi giorni, perché inizierà il Tokyo Game Show e qui dal Giappone vi racconteremo tutto quello che vedremo, tutto quello che proveremo. Ciao!